La riduzione dei parcheggi a Teramo città sta creando forti tensioni per chi gestisce gli stalli. Dopo un breve sit-in di protesta sotto l'attuale sede del municipio di Teramo, i lavoratori della Tercop, una delle società che opera nel settore, sono stati invitati dal sindaco nella sala giunta. Secondo la Tercop, solo negli ultimi 4 mesi le perdite di ricavi per gli stalli sottratti temporaneamente per lavori ammonterebbero a circa 15.000 euro. I 26 dipendenti protestano anche contro la disparità di trattamento da parte del Comune di Teramo, che ristorerebbe le perdite delle altre 2 società e non quelle della Tercop. Siete preoccupati perché la situazione non è buona per voi? Offriamo proposte di partenariato da circa 7 anni molto più vantaggiosi di quello che il Comune ha accettato dai nostri concorrenti, e questo è un punto che il Comune ovviamente ci dovrebbe chiarire, perché ovviamente non si tratta di privati che potrebbero decidere anche per simpatie e per antipatie, ma si tratta di interessi pubblici da tutelare. Il secondo aspetto invece è per quanto riguarda la continua riduzione di stalli a pagamento, che ovviamente negli anni ci hanno sottratto almeno circa 700.000 euro, soltanto negli ultimi 4 mesi, soltanto per i lavori, Piazza Verdi, Largo Anfiteatro, Marte Ripennesi, soltanto negli ultimi mesi ci hanno tolto circa 15.000 euro. Cioè, noi abbiamo scritto al Comune dicendo: se da 10 anni ci togliete, noi come facciamo a rispettare i contratti? Quante persone siete in questa cooperativa? Siamo 26 persone, non prendiamo ancora lo stipendio del mese di dicembre, e ovviamente è in prospettiva ancora più difficile le prossime settimane. Quindi chiediamo al Comune perché questa disparità di trattamento tra noi e i nostri concorrenti, che vengono puntualmente e giustamente risarciti sulle riduzioni di stalli, mentre invece noi dovremmo fare i miracoli, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, e ovviamente abbiamo chiesto chiarimenti, ma su questi punti non ci si risponde.